Ciao bambini, benvenuti al corso Professione Illustratore. Io sono Sugar Buglia e sono illustratrice di libri per bambini. Ho iniziato ad amare la lettura e i libri proprio quando avevo la vostra età. A questa passione si è unita quella dell'illustrazione e del disegno, che hanno accompagnato la mia vita fin da quando ero piccola. In libreria potete trovare La leggenda del paese dove nascono le parole e Ciù la biblioteca a raffreddore, illustrati da me e scritti da Michela Guidi, editi da Feltrinelli. In questo corso ci metteremo subito al lavoro e proverai anche tu l'emozione di essere un illustratore. Lavoreremo insieme appunto al tuo primo libro. Siete pronti? Prima di cominciare però ad entrare nel vivo del vostro lavoro, creiamo insieme alcuni esercizi che sono utili per stimolare la fantasia e per giocare un po' e divertirsi con i colori. Essere un illustratore è un mestiere assolutamente creativo e quindi ho pensato che la cosa migliore fosse proprio quella di cominciare dal divertimento. In questa prima lezione realizziamo dei personaggi a partire da delle macchie di colore. Per questo esercizio creativo avrei bisogno di un piattino di plastica oppure contenitore dove mischiare il colore, un barattolino con dell'acqua pulita, delle tempere, un fazzoletto oppure dello scotex per asciugare il pennello oppure per arginare eventuali danni, un foglio di carta bianco, se lo hai è meglio spesso. Questo è un foglio di carta Bristol. Prendi le tempere e spremile sul piattino di plastica. Io avevo solo questi colori, ma se tu ovviamente ne hai anche altri, ti consiglio di usarli. Poi bagniamo il pennello. Se tu non hai il pennello, puoi usare anche le dita. Alla fine ti farò vedere come fare. In generale adesso sto cercando di mischiare il colore. Fallo pure tu. Inserisci un po' di acqua all'interno del colore e vedi come questo si mescola. Deve essere un po' fluido. Non puoi inserire il colore così com'è. Realizziamo sul nostro foglio delle macchie ben distanziate, di colori anche diversi. È importante che queste macchie non si sovrappongano tra di loro. Quindi cerca di farlo in modo distanziate. Divertiti e prova a sperimentare con delle macchie dalle forme anche piuttosto diverse tra di loro. Se non hai il pennello, intingi le tue dita nel colore, create appunto delle forme servendovi di queste, proprio in questo modo. A questo punto lavati le mani e pulisci ciò che è sporcato. Aspetta che il colore si asciughi. Abbi pazienza perché per questa prossima fase il colore deve essere completamente asciutto. Prendi il pennarello nero, comincia a guardare bene queste macchie. Cosa ti ricordano? Prova ad aggiungere occhi, zampe, orecchie e facce di ogni genere su queste macchie. Li vedi i personaggi che si creano? Qui c'è una balenottera.
qui un uccellino. Qui ancora un gattino. Un pesciolino girato dall'altra parte. Un porcellino. Una tartaruga. Un gatto. Ecco i suoi baffi. Fatti trasportare dalla fantasia e cerca di vedere in queste macchie il corpo dei tuoi personaggi. Poi aggiungi i dettagli. Qui un cane. E così via. Qui ho realizzato la faccia di un personaggio umano piuttosto buffo. Prova a sperimentare e a creare diversi personaggi a partire proprio da queste macchie. Credo che questo esercizio sia poi molto divertente. Ho voluto crearlo per stimolare la tua fantasia. Ora che abbiamo trovato e individuato dei personaggi dove prima non ce n'erano, ovvero su delle macchie di colori inizialmente insignificanti, ti aspetto nel prossimo video, dove faremo insieme un nuovo esercizio creativo che interesserà questa volta la realizzazione dello sfondo con tantissimi colori. Ti aspetto alla prossima, ciao!